prodotti delle imprese del Sud in mostra all'Hotel Renaissance Mediterraneo di Napoli per la quarta edizione della rassegna organizzata dal progetto Compra Sud. Dolci della tradizione napoletana, artigianato in argento e bronzo, abbigliamento, ma anche imprese della comunicazione e del settore dei beni culturali. Progetto Compra Sud, promosso dalla Fondazione Il Giglio e dal Movimento Neoborbonico, è ora un marchio registrato a tutela della qualità di prodotti e servizi offerti dalle imprese aderenti. Il progetto Compra Sud è un patto tra consumatori e produttori del meridione, per i meridionali, per favorire un circuito virtuoso che renda l'economia meridionale e la fruibilità dei prodotti meridionali ottimale. Tutto si basa sulla comune identità tra produttori e consumatori meridionali. Allora, cominciamo noi a partire per costruire una nuova strada che renda la nostra economia attiva e vivace. Siamo un'antica pasticceria dolciaria dove offriamo dolci buonissimi di tradizione e dove abbiamo anche in questa occasione inventato la sfogliatella borbonica e il bianco mangiare. Produciamo e commercializziamo pasta di semola di grano duro trafilata in bronzo artigianale. E non solo, anche prodotti biologici. Rappresento Mattana Design che è specializzata nella riproduzione in bronzo e argento di oggetti che richiamano il regno delle due Sicilie e il regno borbonico in generale. Comunicare il Sud nel suo insieme è più complesso che comunicare le singole aziende del Sud e la rete di imprese del Sud. In ogni caso, che cosa manca? Manca l'adeguamento delle tecniche di comunicazione a quelle che sono le nuove regole del mercato. Mentre prima si partiva dalla bottega, oggi invece bisogna rapportarsi con quella che è la grande distribuzione e le imprese devono riuscire a comunicare all'interno di questi canali. Questo è quello che facciamo. Pares è un'associazione culturale no profit che si interessa della valorizzazione, della promozione e divulgazione del patrimonio storico-artistico, soprattutto campano, ma anche italiano.